a tutti, friends, dal vostro Super Corris. In questo video parlato di cosa parleremo, appunto, gioco di parole. Ho deciso anch'io di fare la mia classifica del gioco dell'anno 2021, del GOTY 2021. Quindi non è solo un gioco racing game, quindi non faremo una classifica riservata solo al racing game. Tutti quei titoli che quest'anno ho comprato. Quindi, secondo me è bello fare un video del genere perché poi alla fin fine tutti quanti possono anche capire eventualmente cosa acquistare. E devo dirvi che la classifica è stata una bella battaglia ardua perché sono usciti parecchi giochi divertenti quest'anno. Sarebbe stato un casino con Gran Turismo 7, che praticamente lo vedremo nell'anno prossimo, nella classifica di fine anno prossimo. Quindi io credo che i giochi di quest'anno sono stati comunque giochi validi, li abbiamo provati tutti nelle loro versioni più potenti next gen, quindi ci hanno divertito tanto. Ed è una classifica, dai, abbastanza varia, cercheremo di seguire il periodo storico in cui sono usciti i giochi e poi alla fine vi dico qual è il mio giudizio, chi ha vinto questo benedetto gioco, anzi vi farò anche la top 3, dai, voglio essere buono in questo video, quindi. Prima di partire, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon, c'è cioè di tutto e di più questa settimana fino a Natale per fare i regali a voi stessi e agli altri. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news in anteprima, c'è Fruit Lab dove stiamo andando come i treni e c'è di nuovo Twitch dove davvero investiremo tanto tempo e risorse per fare delle live sempre più qualitative. Allora, raga, quali sono i giochi che ho preso quest'anno? Questa è una classifica che sarà improntata appunto ai titoli 2021, tranne una piccola postilla in cui inseriremo un gioco che ho preso, ma che non è del 2021. Allora, il primo gioco che dobbiamo nominare appunto è On The Road. Allora, On The Road che cos'è? È un simulatore di camion che all'uscita sembrava essere molto simile a un Euro Truck Simulator, invece nella realtà non è stato proprio così. Un gioco che, per quanto proponga dinamiche abbastanza interessanti, nel senso che c'è una mappa della Germania riprodotta molto bene con ampissime distanze da percorrere col camion. Ci sono i camion ufficiali MAN e Scania. C'è tanta attività da fare perché comprate, cioè prendete il primo camion, aprite la vostra ditta, dovete fare tanti trasporti per ingrandirvi. Il gioco di base non è male, il problema è che a livello grafico disastroso su PS4, caricamenti a scatti che davano problemi, che danno problemi e poca varietà di veicoli e di location. Devo dire che è migliorato abbastanza nella versione next gen, la versione 4K 60 fps è migliorato. Io ce l'ho il 1080, però il gioco comunque si vede molto meglio. La grafica è migliorata e tutto ciò a schermo è un po' meglio, certamente mantiene i suoi soliti difetti. Però, raga, l'ho preso al day one, mi sono divertito tanto. Lo porteremo anche in futuro quando magari vogliamo fare qualche trasmissioncina solo di chiacchiere. È un gioco che non mi dispiace, nella totalità, annessi e connessi. Quindi, l'abbiamo preso inizio anno, poco dopo l'arrivo di PlayStation 5. È la prima nomination di oggi. Seconda nomination, MotoGP 2021. Allora, a me MotoGP di base piace tanto perché io mi ricordo quando ho provato MotoGP 16 e MotoGP 2018 sono rimasto scioccato e deluso. Il gioco non mi piaceva, grafica deludentissima, giocabilità problematica. Devo dire che l'ultimo MotoGP ha un'ottima giocabilità, ha una bellissima modalità carriera e su PlayStation 5 ha anche una grafica spettacolare, pazzesca. Quindi è migliorato davvero tanto da tutti questi punti di vista. Dov'è che c'è la problematica principale di MotoGP 21? È nell'intelligenza artificiale. Davvero troppo esigua, davvero troppi incidenti, troppi casini. I piloti che sono in pista spesso non si rendono conto della vostra presenza. Voi fate un sorpasso all'interno, quello dall'esterno vi stringe lo stesso, nonostante l'avete passato, e vi butta a terra. Detto ciò, comunque rimane un gran gioco e una licenza che davvero sta facendo ottimi risultati. Ce ne saranno altre, le vedremo. Però vi dico la verità, MotoGP mi è piaciuto veramente tanto. E è incredibilmente uno dei giochi sui social che seguite di più, nel senso, quando metto degli spezzoni di gare su TikTok e su Fruit Lab, sono video molto più visti di quelli di Formula 1, perché magari io li riesco anche a commentare in una maniera particolare
E piacciono tanto, ragazzi, piacciono veramente tanto, quindi gran gioco. E anzi, vi dico già che in futuro uscirà i tre pregi e tre difetti anche per MotoGP, così da far capire a tanti appassionati di moto com'è il gioco in maniera molto riassuntiva. Beh, poi parliamo di Formula 1 2021, perché dopo MotoGP abbiamo preso Formula 1. Beh, raga, gioco chiaramente sontuoso da tutti i punti di vista. Grafica stupenda, poi su Next Gen migliora ancora di quel poco che ti fa godere. Su Next Gen l'abbiamo provato anche col DualSense che implementa tante funzioni ed è bello. Carriera incredibile perché c'è il My Team, c'è la carriera Breaking Point, c'è il Real Season Start. Abbiamo visto che c'è di tutto e di più quest'anno in Formula 1. Giocabilità buonissima, mi piace. Sia con il Lori Apex che col T150, dove casca l'asino, mi ha fatto veramente arrabbiare. Innanzitutto il comparto online che ha sempre dei problemi assurdi, ma anche quando volete fare la carriera a due giocatori, spesso il gioco si blocca, ha dei problemi. È da fastidio, ragazzi, questo, perché sono cose frustranti da subire. Altro difetto grande è la mancanza dei piloti e delle vetture storiche. Cioè, sì, i piloti storici li potete mettere nel My Team, ma costano cifre esorbitanti. Mi dispiace veramente tanto non poter provare le vetture storiche, perché abbiamo visto che negli ultimi capitoli dove c'erano le vetture storiche sono state sempre una parte stupenda da provare, sono state fatte sempre molto bene, quindi da questo punto di vista Formula 1 mi ha deluso veramente tanto. Rimane un gran gioco e quindi ecco la nomination di Formula 1. Allora, successivamente, ragazzi, passiamo a fine estate. Cosa è arrivato? È arrivato innanzitutto Car Mechanic Simulator 21. Allora, questo gioco che io non sto portando più, ma qualche puntata la faremo, qualche cameo, perché non sono un esperto di meccanica ed è molto complicato. Certamente non è male, a me è piaciuto vederlo sugli altri canali. Per 29 € l'ho comprato. È un gioco divertente, è un gioco che impara tanto anche a chi non sa nulla di meccanica, impara tanti aspetti di un'auto che uno assolutamente non saprebbe altrimenti. Gioco decente, bello, è implementato rispetto a quello vecchio, quindi ha delle funzioni in più. Non mi è dispiaciuto, ragazzi, c'è lo sfascio, c'è la pista, c'è il concessionario, ci sono tante cose, ci sono le aste. Quindi io vi dico, è un gioco che porteremo, anche perché su Fruit Lab ha avuto veramente tanto successo. Quindi io quando vi parlo dei miei contenuti non pensate solo al canale YouTube, pensate che c'è anche Twitch, pensate che c'è anche Fruit Lab, quindi quello che non trovate su YouTube lo trovate su altri canali, seguitemi anche là. Gioco non male. Poi parliamo di WRC10. Beh, raga, WRC10 devo dirvi, mi ha stupito quest'anno perché la grafica su Next Gen non è la miglior grafica del mondo, ma è molto bella. Le macchine sono state fatte meglio rispetto al passato. Ha implementato la modalità 50° anniversario, che è veramente una figata per quanto sia difficilissima, ma soprattutto ha portato un numero di auto veramente elevato. Spiccano vetture iconiche come la Lancia Delta del 1987, che è una figata, le Subaru Impreza di McRae, Barnes, la Mitsubishi Lancer di Mackinen. Sono veramente delle gemme incastonate in questo gioco, oltre a tutta la roba ufficiale. Quello che non mi è piaciuto a me, vabbè, una grafica che potrebbe essere meglio, il fatto che le prove speciali sono sempre le stesse, sempre continuative, ripetitive. Questo mi è dispiaciuto un po'. Però tanti rally sono stati implementati anche i nuovi rally, la maggior parte, vediamo un po', non penso se arrivasse anche il rally di Monza sarebbe il top, però c'è il rally di Belgio, l'Acropolis, sono stati implementati nuovi eventi. E il gioco è un bel gioco, dal punto di vista della giocabilità mi è piaciuto. Perché abbiamo fatto anche tanti record, mi trovo meglio rispetto al 2000, al WRC9 nel giocare, quindi gioco veramente che mi ha sorpreso, mi piace tanto e lo porteremo ancora sul canale, non è scomparso, devo dare spazio un po' a tutto, chiaramente. FIFA 22 è stato il primo gioco di calcio next gen che ho preso. L'anno scorso abbiamo preso PES, che è un gioco comunque un upgrade dell'anno prima, quindi FIFA 22 mi è piaciuto. Grafica bella. Giocabilità comunque molto buona. Chiaramente il problema di FIFA 22 è il giocare online, perché c'è gente che ci gioca di continuo e uno come me magari alle prime armi si può trovare in difficoltà. Bella carriera, tantissimi contenuti. FIFA mi ha stupito veramente tanto, quindi ha una nomination d'obbligo in questa classifica perché è un bel gioco, è una bella grafica, è divertente da giocare e vi fa percepire tante emozioni del calcio, quindi
sicuramente un titolo che consiglio a tutti gli amanti del calcio, soprattutto se avete una PlayStation 5, perché va a migliorare anche un po' quello che è della PlayStation 4. eFootball PES 22, abbiamo provato anche quello, per quanti non ho preso poi componenti aggiuntivi, abbiamo provato solo le partite online, le esibizioni. Non mi è dispiaciuto come gioco, ragazzi, dal punto di vista grafico, però presta il fianco a giochi come FIFA. Ha deluso, chiaramente, ci aspettavamo tutti di più. È chiaramente un gioco che verrà implementato negli anni, sia di grafica che come contenuti, però ci aspettavamo decisamente di più dopo 2 anni che tu stai lavorando su un titolo e lo fai uscire con una grafica palesemente da PlayStation 4 e pochissimi contenuti. Comunque, come giocabilità non mi è dispiaciuto, si differenzia da FIFA per un gioco più lento, più ponderato, come è stato sempre. A me piace. Io vi dico la verità, è piaciuto anche PES. Lo riscaricheremo, sto cercando un hard disk proprio per poterlo scaricare, lo giocheremo ancora. Perché comunque è stato divertente, anche PES. Finisce questa nostra classifica con una postilla che è quella di Project Car 3. Perché? Perché io l'ho preso da poco, chiaramente un gioco 2020, quindi giustamente in questa classifica non ci dovrebbe stare, però gioco che è uscito nella fine del 2020, gioco che abbiamo portato quest'anno e che mi sta regalando veramente tanti sorrisi e tante soddisfazioni, ho deciso di portarlo. Allora, questo PES, ragazzi, sostanzialmente, scusa, PES, va bene. Questo Project Car sostanzialmente è più arcade dei vecchi episodi, ha una carriera un po' più snella, un po' meno contenuti, è tutto votato un po' al sim arcade, però è un gioco divertente, tante belle macchine, una buona grafica, ha implementato vetture particolari, tipo la Formula E. Non mi è dispiaciuto, lo sto giocando con gioia perché comunque è un bel titolo, fatto bene i punti giusti. Non stiamo parlando di Assetto Corsa, ma stiamo parlando di un titolo comunque molto divertente, quindi anche a questo Project Car 3 è un titolo che merita veramente tanto. Quindi, allora, facciamo la classifica, la top 3 dei giochi che GOTY di quest'anno, del vostro Supercorris. Allora, è una scelta ardua, poi qua chiaramente entra in gioco anche la mia enorme passione per il racing game, quindi troverete 3 giochi racing sul podio. Al terzo posto sicuramente citiamo WRC10. WRC10 perché nonostante i difetti è un gioco bello, per gli amanti del rally ha tutto quello che si può desiderare, se avesse la grafica un po' migliore e qualche prova speciale diversa, sarebbe il top, ma già le chicche di riportare il rally di Sanremo in vita, le chicche di poter guidare così tante vetture e comunque su PlayStation 5 con una grafica molto decorosa è qualcosa di fantastico. Quindi terzo posto meritato, un gioco che noi abbiamo preso al Day One pagandolo anche di più per avere la doppia versione PS4 PS5, ma ne valsa la pena, gioco che veramente mi sta facendo divertire e che amo. Secondo posto, ragazzi, rullo i tamburi. MotoGP 21. Sì, perché sostanzialmente MotoGP 21, al netto di difetti, è un gran gioco. È inutile nasconderlo. Rende onore, come anche WRC sta rendendo abbastanza onore al brand WRC ufficiale. Anche MotoGP comunque mi piace tanto. Dal 2019 questo titolo ha preso una corsia di sorpasso rispetto agli episodi precedenti. Ha messo una marcia in più, quindi ogni anno si migliora, mi piace, se migliora un po' la giocabilità, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, sarà veramente un titolo fantastico nei prossimi anni, perché comunque a me piace tantissimo, di grafica, di giocabilità, di sonoro, come carriera è un titolo completo, quindi vi dico che è sicuramente un secondo posto meritato. Già lo so che adesso, quando dirò il primo, molti rimarrete delusi, ma non vi posso far nulla. Questi sono i miei pensieri. GOTY dell'anno, e non poteva essere altrimenti, perché è nettamente il miglior gioco uscito quest'anno, è chiaramente Formula 1 2021, ragazzi. So che molti pensavate FIFA, raga, Formula 1 è Formula 1, comunque per contenuti è un gioco pazzesco. Diventa sempre più realistico, quest'anno ha implementato alcune funzioni tipo danni nuovi, un po' più realistico anche nella guidabilità, quindi è un gioco sontuoso che se riacquisisse le vetture storiche sarebbe veramente il top del top. È
è un gioco che fa godere tutti gli appassionati, ma anche i non appassionati troveranno di tutto e di più. Si può giocare col pad, col volante economico, col volante col force feedback. Cioè avete 1700 carriere, possibilità di giocarlo che non vi stancheranno mai. Quest'anno davvero il gioco è fatto benissimo, mi piace. E ripeto, spero che anche durante l'anno possano inserire una patch per rimettere qualche vettura storica perché ci mancano. Ci mancano davvero tanto, ma per il resto il gioco è il top del top. Non so se fosse uscito Gran Turismo 7, se la classifica fosse stata la stessa. Però all'atto pratico di quello che è uscito quest'anno, questa è la mia classifica dei giochi GOTY 2021. Fatemi sapere che ne pensate, ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercore. Ciao agli occhi.